facilitare la parte organizzativa e anche un po' la comprensione. Inizierei questo terzo blocco chiedendo alla regia di mandare in onda la clip numero 5. Perché è la clip numero 5? È quella che vedrete, è un pezzo della corsa di Miguel. In realtà la corsa di Miguel si è corsa domenica, è proseguita con questi convegni, ma proseguirà ancora col 1000 di Miguel. Guardiamoci la clip. Grazie, grazie regia. 20 secondi. Allora, quando qualcuno mi chiede che cos'è lo sport sociale per tutti, io faccio vedere questa clip che ho conservato sul mio telefonino. Parliamo di 3 anni fa. 1000 di Miguel è un 400 metri, quindi un giro di pista ripetuto 2,5 volte nelle periferie romane, nei campi di atletica delle periferie. Perché questa clip? Perché secondo me qui si racconta quello di cui abbiamo parlato questi 2 giorni. Si racconta il fatto che sport si fa insieme. Quella che avete visto è la classe di Emmanuel. A un certo punto c'erano i giri di pista, ovviamente prendiamo i tempi, ci sono delle classifiche, però a un certo punto questi ragazzi si sono fermati e hanno, avete visto, accompagnato insieme al traguardo Emmanuel, qualcuno anche spingendo la carrozzina, tutti col sorriso sulla bocca, sapendo che non c'erano tempi, regolamenti, classifiche, un pezzo di sport irregolare. Ecco, quando io devo raccontare e spiegare che cos'è lo sport sociale per tutti, faccio vedere proprio quella clip lì, un pezzo di sport irregolare in un impianto sportivo regolare. Allora, ci siamo. Direi di aprire questo terzo blocco con Pietro Forchi. Pietro è responsabile per le inchieste editoriali di Scomodo, la rivista studentesca che non ti aspetti. Parliamo di scuola, parliamo di sport e parliamo di formazione. Quindi Pietro è un giovane collega. A te. Grazie mille intanto a tutti. Insomma, sono anche abbastanza contento di essere tornato in questo ambiente, perché tanto qualche anno fa anche con Valerio, con Enza, ebbe la possibilità di partecipare all'organizzazione della Corsa di Miguel attraverso l'alternanza scuola-lavoro, e in dei momenti che difficilmente scorderò. E soprattutto la cosa che mi fa più piacere è vedere che lo spirito, oltre ovviamente a non essere cambiato, è anche rimasto quello di un momento di aggregazione. Io penso che questo sia il fattore principale quando si vuole cercare di portare avanti un qualsiasi tipo di progetto, che sia sportivo, che sia scolastico, che sia giornalistico. Questo io penso sia fondamentale, cioè la condivisione di elementi e di argomenti, oltre che di valori, ovviamente è tutto ciò che conta nel momento in cui si va a fare qualche passo in più verso qualche obiettivo. E Scomodo è andato un po' così, nel senso che quando ci siamo incontrati per la prima volta, ormai nel 2016, quindi 3 anni fa, io ho dato appunto da poco finito di partecipare alla Corsa di Miguel, quella primavera, e quando ci siamo incontrati per la prima volta non ci conoscevamo, pensavamo di non averne niente in comune, perché venivamo tutti da scuole diverse, qualcuno di noi veniva dall'università, quindi da un mondo completamente diverso, qualcuno veniva da un'altra città, era appena arrivato a Roma, era fuori sede, per cui nel momento in cui ci siamo incontrati abbiamo deciso che quello era il nostro momento di condivisione, quello era il nostro momento per portare avanti qualcosa di diverso,
portare avanti una rivista cartacea, perché è scomoda una rivista solamente cartacea, e dopo donerò ai miei diciamo, colleghi su questo palco una copia del giornale. È qualcosa che noi stampiamo, cerchiamo di portare avanti in 7500 copie ogni mese, ma non per appunto per l'obiettivo che ognuno di noi ha. L'obiettivo ovviamente sarebbe quello di fare il giornalista da grande, no? quando uno decide di fare qualcosa da grande, ma per portare avanti un'idea di informazione pulita, indipendente, critica, che porti la condivisione di determinati momenti, che riesca a portare avanti determinati valori, che cerchi di buttare giù delle barriere che spesso non ce ne rendiamo conto esistono all'interno della nostra stessa città. Scomodo è da poco tempo in realtà diventato un'esperienza nazionale, perché si sono aperte delle redazioni anche a Milano e Torino, e stiamo avviando quella napoletana. Però la cosa fondamentale è che quando ci siamo messi insieme per formare questo giornale, all'inizio eravamo 70, oggi siamo 400, e quando abbiamo deciso di formare questo giornale abbiamo deciso di buttare giù una serie di differenze che ovviamente c'erano tra di noi, e questo poteva nascere solamente in un ambiente scolastico universitario, perché spesso non ci si rende conto che probabilmente la forza più grande che si dia alla scuola è quello di portare le persone insieme in un ambiente fertile, quindi in un ambiente che porti la voglia di un progetto aggregativo, che voglia e porti la voglia del confronto, e soprattutto che riesca poi a un certo punto a portare il sostegno di una città tutto verso un progetto unico. Grazie per questa promozione, Pietro. Saremo molto curiosi di vedere sul prossimo numero di Scomodo quello che scriverai di questa due giorni. Ecco, se ci abbiamo qualcuno che fa una foto, ci tenevamo nel momento in cui Pietro Forti, grazie Alessandro, dona questo numero, immagino l'ultimo numero di Scomodo, a Valerio Piccioni, a Ida Nicolini e a Iris, una foto, grazie Alessandro. Ecco, perfetto. A questo punto, mi avvierei proprio alla parte conclusiva del nostro appuntamento. Abbiamo presenti i tre lati che abbiamo cercato di coinvolgere in questi due giorni. Scuola, abbiamo Pietro e Iris. Sport, Ida Nicolini che concluderà. Informazione, Valerio Piccioni, giornalista oltre a essere l'ideatore di Corsa di Michele. Allora, dopo la corsa di domenica scorsa, dopo questa due giorni impegnativa dove sono venute fuori tante cose, ognuno di noi probabilmente potrebbe sintetizzarla con uno slogan diverso, che cosa rimane di questa due giorni di convegno internazionale? Che cosa ci portiamo a casa e che cosa vogliamo trasmettere come sintesi di questi due giorni? Io direi di cominciare con Iris Chiricosta, detto bene Iris, dei licei Mazzini di Locri, e poi insieme a Pietro, se vuole aggiungere qualcosa, io il lato scuola lo farei commentare a voi. Ecco, ragazzi, che cosa rimane di questi due giorni? Allora, questo per me è stato il primo convegno a cui ho partecipato e mi ha insegnato tante cose. Ho capito che purtroppo nella scuola ci sono tanti problemi. Problemi che continuano ad esserci, che c'erano prima, ma continuano ad esserci, ed è brutto perché siamo nel 2020 e certe cose non ci dovrebbero più essere. Anche come mentalità penso che si debbano superare alcuni ostacoli, alcuni muri. Purtroppo gli stessi insegnanti, quando vedono un alunno che fa sport, non
non lo vedono di buon occhio, dicono sempre che è più importante lo studio e penso che sia una cosa un po' sbagliata, perché lo sport è importante non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, è importante anche per le relazioni, anche le strutture all'interno della scuola purtroppo scarseggiano ed è brutto perché lo stesso alunno non ha più la possibilità di fare sport nelle ore sia scolastiche sia extrascolastiche. E inoltre in questo convegno mi ha fatto piacere che in questo convegno si è parlato di queste problematiche e spero che oltre alla parola ci siano anche i fatti, perché queste occasioni sono importanti sia per informare i giovani, le persone, ma è importante anche per attuare delle modifiche, per far conoscere e per portare anche una soluzione. E, anche per le relazioni, cioè lo sport è anche importante per le relazioni, è importante perché ormai il giovane vive sui social network, vive utilizzando le emoji, quindi non c'è più una relazione, non c'è più un incontro faccia a faccia, tutto avviene tramite il telefono. Ed è un po' brutto perché ormai si esprime tutto attraverso un emoji. Prima si parlava, si comunicava, veniva espresso un po' le emozioni, i sentimenti. Oggi non avviene più. Oggi tutto viene fatto tramite telefono, tutto viene fatto attraverso una faccina che forse non esprime veramente quello che siamo. Lo sport è anche questo, lo sport ti permette di conoscere le persone, ti permette di migliorare anche i rapporti, oltre che tra i ragazzi, anche tra il ragazzo e l'adulto. E quindi mi è piaciuto anche che di questo se ne è parlato anche ieri. E quindi niente, spero che comunque si migliori un po' la situazione. Grazie Iris anche per la tua capacità di sintesi, ci hai dato delle istantanee importanti e uno degli sforzi di questo convegno è proprio quello di mettere intorno allo stesso tavolo ragazzi, quindi studenti, insegnanti e responsabili delle politiche e nel mondo sportivo e nel mondo delle istituzioni. E per chiudere diciamo, questo lato bilancio dal punto di vista vostro, studenti, vuoi aggiungere qualcosa, Pietro Forti? Io volevo solo raccontare, mi è tornato in mente un episodio, anche mi è tornato in mente attraverso una clip bellissima di prima, e più che un episodio, una storia di amicizia bellissima che sono venuto a conoscere attraverso Scomodo. Dei ragazzi di Scomodo hanno fatto 5 anni di liceo a Virgilio con un ragazzo autistico, che poi è diventato uno dei loro migliori amici, Pablo. E solo che non ha mai voluto partecipare alla giornata perché ha sempre avuto ovviamente delle remole a partecipare alle riunioni, a volersi esprimere attraverso la scrittura. La cosa bellissima però è che volevano coinvolgerlo nel progetto e si è deciso e questo ragazzo ha sviluppato una passione fortissima per l'acqua e fa sempre. Quindi il ragazzo ama quello sport. E come hanno deciso i ragazzi di portarlo dentro al progetto, hanno deciso di fare un documentario in cui hanno deciso di girare tutta la costa adriatica per portandolo a fare surf. In un momento di condivisione, alcuni di loro tra l'altro non hanno mai toccato una tavola, e hanno affittato un pulmino, o forse comprato, non mi ricordo, addirittura un vecchio pulmino, e si sono girati tutta la costa adriatica per fare surf con loro amico Pablo. Questo per dimostrare il momento di condivisione e come si riesca a portare avanti un esperimento di qualsiasi tipo al di là di qualsiasi barriera che ci possa essere da delle persone. Grazie Pietro. Allora ci spostiamo dal lato scuola, studenti, al lato informazione.
Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport e ideatore della Corsa di Michele insieme a tanti altri. Ecco, magari approfittiamone, prima è stato citato Gianni Mondini, è un collettivo, Valerio, che hai messo insieme te, è nato proprio da alcuni colleghi che, se vuoi la puoi raccontare la storia, magari non tutti la conoscono, la scintilla è partita da te, ma poi nessuno si è tirato indietro. Beh, io sono molto contento di rivedere Pietro, perché è bello, no? Cioè, tu incontri un ragazzo un po' più giovane, un po' più acerbo, diciamo così, e poi lo ritrovi dopo qualche anno e trovi questa cosa qui che, se ci pensate, è una bella incredibile. Perché noi operatori della comunicazione siamo spesso afflitti da una serie di luoghi comuni. Quali sono questi luoghi comuni, insomma, i più diffusi? Il primo luogo comune è dire: guarda, devi scrivere pochissimo, il messaggio può avere un'autonomia molto limitata, le soglie d'attenzione calano dopo 10 secondi e via andare. E quindi una corsa inevitabile a una specie di comunicazione in pillole che viene totalmente smentita dal modo, seppure graficamente ineccepibile, con cui viene stilato, scritto questo giornale, dove gli articoli invece provano ad andare in profondità e hanno anche una lunghezza evidentemente non scoraggia chi legge, e sono tanti, perché questo numero di scomodo è stato stampato in 20.000 copie. La seconda cosa è questa: oggi l'industria editoriale che cosa ci dice? Che una cosa vale in quanto è fatta da meno persone possibili. Questo ti aiuta a risparmiare, c'è meno gente da pagare, ma questo in un certo senso è anche un modo per fare le cose più praticamente, più concretamente, più pragmaticamente. Questo è uno dei concetti della comunicazione. Dai tutto a me, io in 10, in 15, in 20 costruisco qualcosa, perché è più facile farlo da solo. Si crea la solita chat, si comunica a monosillabi, ma tutto sembra andare verso questa comunicazione apparentemente brillante, coinvolgente, accattivante, che è quella, per esempio, di Twitter, che adesso è decisamente in crisi, ma per molto tempo, diciamo, ha avuto un ruolo fondamentale. Ora, scomodo invece, questa rivista è frutto del lavoro di 400 persone. Qui non siamo di fronte a dei marziani, quindi, che stanno per conto loro a produrre, a scrivere qualcosa che viene a se stesso, ma siamo di fronte a una condivisione. Questa parola è stata citata molte volte in questi due giorni. Siamo di fronte a una condivisione. Scomodo organizza le sue feste, organizza i suoi momenti di condivisione, di divertimento, e poi è un giornale a tutti gli effetti. Quindi due elementi che per dei comunicatori devono essere assolutamente presi in considerazione. Una lezione per tutti noi. C'è poi un'altra cosa importante. La scuola, l'abbiamo detto, è un mondo molto complesso, è un mondo molto vario, è un mondo dove una mattina ti puoi svegliare, puoi andare a scuola e dire che è bello, e la mattina dopo invece sentire un improvviso senso di frustrazione.
Personalmente io, che non sono un professore, ma che frequento dei professori delle scuole e degli studenti, ho provato molte volte questa sorta di schizofrenia. Per studiare la scuola, per entrare nella carne della scuola, io ho la sensazione che bisogna fare da comunicatori due sforzi. Uno, andarci. E due, ascoltare. Perché noi abbiamo un grande bisogno di ascoltare. Il tipo di comunicazione che viviamo è una comunicazione inceppata, frenata, come una macchina che procede appunto con il freno a mano. Noi non riusciamo mai a toglierlo, questo freno a mano. E ascoltare. Ascoltare, per esempio, quello che ci dicono i nostri professori di educazione fisica. Io ieri, alla fine del mio intervento, dicevo che per me oggi, all'incrocio tra scuola, educazione sportiva, educazione fisica, il professore di quest'area didattica diventa un intellettuale di frontiera, perché è nel cuore della fisicità che resiste, è nel cuore di quella sfera che, pur convivendo con il mondo digitale, con i social network, con tutto questo modo di ridisegnare la vita a cui ci hanno costretto alcuni fenomeni e l'avvento della tecnologia in questo modo e in queste dimensioni, però va mantenuto. Miguel Sanchez era chiamato in tanti modi El Tucu, perché era di Tucumán, era il suo soprannome più citato e usato, ma poi era chiamato da un suo amico, un piccolo atleta, El Petit Oliveira, era chiamato El Inventor del Peso. El Petit Oliveira, questo compagno di allenamenti di Miguel, quando lo vidi, mi racconta, e después Miguelito, sì, è l'inventore del peso, e che corrió in Brasile, sì, me lo ricordo. Dico, no, aspetta, Petiso, ma che vuol dire l'inventore del peso, l'inventore del bar? Sì, perché Miguel fu quello che in quell'Argentina, in quell'atletica, in quel mondo, cominciò a salutare le persone baciandole. E l'inventore del peso. Questo gesto, che potrà apparire banale, che potrà apparire di scarso significato, oggi ha un valore, se ci pensate, strepitoso. Perché noi i baci, grosso modo, ce li diamo solo WhatsApp. Lo sport e la scuola sono invece due momenti in cui questa fisicità resiste. Nello sport ci si abbraccia, si esulta, ci si mischia. E quindi ecco che il professore di educazione fisica, il docente, che vive in mezzo a questa fisicità, diventa un personaggio chiave anche per preservare, per difendere un tipo di comunicazione. Io penso che questo sia importante anche per noi comunicatori. Sia importante perché noi abbiamo un bisogno di profondità. È vero, ci dicono in un'ora, in due ore, in mezz'ora, racconta una cosa di cui magari non sai neanche tanto, e pretendono che in una brevissima telegrafica ricerca su internet o con due telefonate risolvi tutto e scrivi il pezzo migliore della tua vita. Noi ci dobbiamo preparare, dobbiamo tenere qualcosa in tasca. E questo qualcosa in tasca, per esempio, ce lo può dare andare a scuola e vedere la realtà anche con degli occhiali differenti. Ora, se i nostri amici che ci hanno
aiutato in tutto questo tempo possono far vedere un'immagine. Io vorrei per esempio dire, quando si parla di cose che non si riescono a fare, di difficoltà, di pigrizie e anche di questa scuola così, diciamo, che pare abbandonata a se stessa, vorrei andare un attimo a Tokyo, dove sono stato recentemente, e vorrei proprio con pochissime immagini farvi vedere una cosa. Non so se possiamo mettere la prima fotografia, perché è una cosa che ci riporta alla realtà, perché uno va a Tokyo e vede questa cosa qui. Io sono sulla torre, la torre più alta del mondo, ho un telefonino, e poi che cosa vedo? Vedo una scuola, vedo un altro campo e vedo un campo d'atletica. Una scuola, un campo d'atletica, un altro campo. Andiamo avanti, sempre vedendo un'altra scuola, lì, un campo d'atletica, una piscina. Un'altra scuola, un diamante per giocare a baseball. Possiamo andare avanti, sempre con questo giro. L'ennesima scuola, campo da tennis, campi polivalenti, dove una pista atletica può essere in qualche modo nascosta perché si gioca a tennis o a calcio a 5 o ad altri tipi di discipline. Forse possiamo andare avanti, che questo, ecco, è un impianto, la scuola è questa qui, questo è un vecchio impianto sempre per il baseball, che come sapete è lo sport nazionale in Giappone. Allora, io sono sempre sulla torre e naturalmente non posso vedere tutta la città di Tokyo, posso vederne solo una minima parte, perché la città è sconfinata, l'occhio, diciamo, potrà coprirne un quinto, un sesto. Ecco, vediamo se c'è un'altra immagine. Ennesima scuola, piscina, e allora capite che tutto questo ci impone una riflessione. E la riflessione qual è? Che al di là di come si può giudicare un modello di organizzazione della vita, e su quello giapponese si potrebbero fare anche delle riflessioni critiche, è ovvio che noi partiamo da questa realtà. Quindi certe volte forse non diamo anche la possibilità noi stessi di scendere un po' più in profondità e confrontarci con questa realtà. Allora dobbiamo fare un confronto tra questa situazione e quella che i nostri docenti vivono ogni giorno. Noi possiamo fare tutti i progetti che vogliamo, noi possiamo fare tutti gli inviti a una mobilitazione generale, ma noi partiamo da questa realtà. Noi diciamo che le scuole vanno aperte il pomeriggio, giusto. Chi è che è contrario ad aprire le scuole il pomeriggio? Dopodiché si presume che se uno va a scuola il pomeriggio, non dico venga pagato, ma quantomeno abbia forse un caffè, un cappuccino, un panino. Grosso modo noi abbiamo assecondato, e l'ha assecondato anche il nostro modo di fare informazioni sulla scuola, noi abbiamo assecondato un'idea di scuola al pomeriggio in cui dei docenti devono venire praticamente gratis per aprire queste scuole e per organizzare le famose attività propedeutiche
per i campionati studenteschi. La cifra che veniva stanziata per aiutare questo processo, cioè per pagare i professori, era 6 anni fa di 60 milioni, oggi è di 17. Quindi noi dobbiamo anche fare uno sforzo di oggettività, di interpretazione e di analisi della realtà, di semplificazione della comunicazione. Ecco, io penso che lo sforzo compiuto in questi giorni dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, da Enza, da Giuseppe, da Maurizio, da Vuchi, da Giorgio, da tutte queste persone che hanno costruito questo percorso insieme con la FIDAL e con l'UISP, sia proprio questo tentativo di concretezza. Noi abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti e, per esempio, invertire il trend di questa cifra che va impicchiata giù e fare un pizzico, diciamo, di strada invece con un segno più, potrebbe essere molto importante. Noi abbiamo bisogno di stimolare l'identità delle scuole. In Giappone ogni scuola organizza l'attività sportiva non curricolare. I ragazzi non fanno 7 ore di educazione fisica, ne fanno 2, ma alle 3 del pomeriggio escono e alle 5 tornano e possono giocare a tennis e possono giocare a baseball e possono praticare l'atletica leggera. Ecco, noi abbiamo bisogno di costruire un nostro modello, ma se noi non partiamo dall'ABC, noi non ce la facciamo, perché è come se a un certo punto la testa corresse verso chissà quali lidi e il corpo rimanesse sempre indietro. Questa immagine non è mia, ma di Pasolini. Ecco, io penso che in questi 2 giorni la cosa importante sia stata parlarsi, ascoltare, ma penso anche che abbiamo necessità di strappare pure delle conquiste basiche, semplici, piccole, perché abbiamo bisogno anche di far crescere dentro il nostro stato d'animo un po' di speranza. La speranza è una componente fondamentale in ogni cosa che si fa. Quindi io credo che le sfide siano tante, credo che anche la comunicazione abbia questo bisogno di conoscenza e di profondità. Io penso che non sia necessario fare la lista della spesa quando si racconta una cosa, e come a volte io contesto anche qualche sport meno popolare di altri che si lamenta perché dice: no, ma non hai messo i risultati. Oggi i risultati non possono essere messi, perché non possiamo mettere sul giornale i risultati di 40 sport, perché non sapremmo al lettore che cosa gli diciamo, di prendere la lente di ingrandimento e di interessarsi peraltro magari a 39 sport su 40 che non gli importa niente. Noi dobbiamo fare uno sforzo diverso, evidentemente. Quindi si deve innescare questo processo virtuoso: profondità, conoscenza e capacità di costruire dei percorsi che possano ispirare altri percorsi. Noi abbiamo sentito ieri che cos'è la scuola finlandese. La persona che ce l'ha spiegato è un'operatrice della comunicazione al limite della perfezione. I 45 minuti, i 15 minuti in cui si fa un'attività motoria, l'intervallo, i professori di educazione fisica. In Francia
spostandoci che hanno 3 ore in cui sono a disposizione durante la settimana. Questo percorso che è stato fatto in Slovenia, dove sono partiti da una capacità natatoria per, non mi ricordo, il 75%, il 70%, sono arrivati al 97%. Pensate quanto è utile oggi in Italia, quanto sarebbe utile questo tipo di campagna in un momento in cui purtroppo gli incidenti da mare, lo abbiamo visto nell'ultima estate, si moltiplicano anche e soprattutto nella popolazione migrante. Quindi io credo che questo convegno abbia soprattutto cercato questa concretezza. Naturalmente in qualche caso è stato possibile raggiungerla, naturalmente dovremo costruire il passo successivo, però dobbiamo fare anche questo bagno di realtà, perché altrimenti ci sfugge, altrimenti c'è solo uno scontro tra magari chi ti racconta la bella esperienza a scuola e chi invece ti racconta la sua frustrazione. E diciamo, queste due componenti apparentemente contrarie, opposte, in realtà sono figlie dello stesso sforzo. E quindi bisogna in qualche modo cercare di affrontarle insieme, di provare a prenderle di petto insieme. Io vi ho stancato abbastanza, grazie. Grazie, grazie Valerio Piccioni. Penso che questi concetti, concretezza e condivisione, siano passati e stiano passando. Non è facile per nessuno. Se il fenomeno sportivo vuole essere raccontato nella sua complessità e superare l'isolamento, che è spesso auto-isolamento, del quale parlavi ieri, Valerio, questo sforzo di condivisione e di pari dignità tra tutti i soggetti che ne sono protagonisti va fatto con umiltà. C'è una parola nella Costituzione in cui si parla di istituzioni e di Stato. Là dove non arriva lo Stato, intervengono i soggetti sociali. La parola si chiama sussidiarietà, non l'abbiamo inventata noi. E anche noi nello sport, e anche noi che scriviamo di sport, questo sforzo dobbiamo farlo, uno sforzo che noi abbiamo cercato anche di rappresentare. Ida Nicolini, vicepresidente nazionale della FIDAL. Maragò, almeno in questo. Allora, il compito è difficile. Il compito è difficile anche perché, come dicevo prima, Valerio Piccioni evidentemente ho lasciato gli appunti sul tavolo e lui li ha letti, perché ha usato le stesse intenzioni che ho utilizzato io per cercare di dare un senso a come io ho vissuto questo convegno e a quello che ne dovremmo trarre. Devo dire la verità che erano anni che non mi capitava di stare in un convegno, in 2 giorni di convegno interessanti, senza annoiarsi e senza perdere la battuta, perché tutti gli interventi hanno dato una serie di spunti. Mi permetto di sottolineare che io, stante l'età, vero, si vede anche dai capelli, ho una lunga carriera nel mondo dello sport e ho avuto una lunghissima carriera da insegnante, perché sono andata in pensione con 43-44 anni di servizio, perché all'epoca si entrava giovanissimi a scuola. E quindi ne ho viste di tutti i colori, cioè sono stata partecipe accanita di tanti convegni nei quali anche 40 anni fa, ma poi anche 30 anni fa e poi anche 20 anni fa si proclamava l'esigenza che nella scuola entrasse, nella scuola primaria entrasse un professionista che con ragion veduta impostasse un lavoro che poi avesse delle ricadute curriculari sull'insegnamento delle altre discipline, perché questo era, come dire, il nodo. Non c'era la necessità di entrare in una scuola primaria per andare a impostare un'attività tecnica. Bisognava
trarre il meglio dai ragazzi, perché tutto ciò che i ragazzi apprendevano del mondo lo avrebbero fatto attraverso il corpo e quindi attraverso le loro capacità motorie. E l'evento straordinario è il fatto di aver avuto in questo consesso un ministro dello sport. Non so quanti anni mi sono battuta negli ambiti politici che frequentavo per rivendicare il ruolo di un ministero dello sport, e poi una vice ministra giovanissima che mi ha impressionato per l'autorevolezza con cui ha dimostrato di conoscere gli aspetti del mondo della scuola e del mondo dello sport. E poi anche gli input del presidente Malagò, gli input del presidente dell'UISP, gli input di tutti i soggetti che si sono, non li voglio nemmeno elencare perché li dimenticherò. Devo dire che la cosa che mi ha lasciato una grande sensazione di miglioramento, cioè possiamo auspicare una realtà positiva, sono stati anche gli interventi dei ragazzi. Cioè i ragazzi hanno una freschezza, una capacità di intuire le strade nelle difficoltà anche di luoghi in cui le situazioni non sono facili, geograficamente più distanti dal centro, però hanno dimostrato come si può stare a scuola, come si può reagire, che cosa vogliono loro dalla scuola, quali sono i loro sogni. Bene, noi adulti, noi anziani, me anziana, dobbiamo dare gambe ai loro sogni. Dobbiamo non deluderli. Ma noi insegnanti di educazione fisica, mi permetto di dire, voglio spezzare una lancia a difesa della categoria, perché mi sono sempre sentita un'insegnante di frontiera, questo lo devo dire, e ho sempre interpretato il mio ruolo nella scuola come un'insegnante di frontiera, chi mi conosce non stenta a crederlo. Ma mi mancava quel tassellino che mi fa sentire ancora meglio, intellettuale di frontiera. È un riconoscimento che non ci ha mai voluto dare nessuno, eppure noi siamo stati veramente dei grandi difensori dell'attività scolastica nella scuola, l'abbiamo difesa anche contro gli altri colleghi, contro il mondo scolastico che quando io facevo atletica mi penalizzava perché facevo sport, perché molti anni dopo penalizzava anche Gabriella, perché 20 anni fa penalizzava i nostri atleti e perché anche oggi penalizza i ragazzi che vanno a scuola. Allora noi dobbiamo rompere questo andazzo, dobbiamo creare questo cerchio, inserire il triangolo proposto dal nostro direttore tecnico e poi ripreso anche da tanti altri, e creare un cerchio nel quale tutte le componenti concorrono a migliorare lo stato dell'arte della scuola. E noi insegnanti di educazione fisica, devo dire la verità, abbiamo dato il nostro contributo e tuttora i colleghi in servizio danno il contributo, perché lo sport e l'educazione fisica a scuola noi l'abbiamo sempre considerato uno strumento di educazione, non ci siamo mai tirati indietro dal considerarlo uno strumento di educazione. Ma chi non entra nella scuola, e ha ragione Valerio Piccioni, chi non va a scuola, chi non sa che cos'è una realtà scolastica, chi l'ha vissuta solo per i racconti e non ha vissuto le difficoltà, non si può rendere conto che esiste un mondo che non è conosciuto pienamente. E io mi permetto di chiedere, di fare una richiesta.
Ma perché non si fa una ricerca ad oggi sul che cos'è l'educazione fisica nella scuola? Come la scuola vive l'educazione fisica? Come i nostri colleghi vivono l'inserimento dell'educazione fisica? Perché la scuola è fatta non solo di suggestioni poetiche, perché ce ne ha tante, tra cui quello della crescita dei ragazzi, per far sì che i ragazzi diventino dei buoni cittadini e interpretino bene quelle che sono le realtà e diano i sogni a quelle che sono le esigenze della gente. Ma la scuola è fatta anche di orari scolastici, di programmi, di verifiche, di compiti, di interrogazioni, di gare scolastiche, di gite. Bene, mettete insieme tutto questo pupurrì, questo puzzle difficile da comporre e pensate come spesso i nostri colleghi di educazione fisica vivono l'attività di educazione fisica, che contrasta un po' gli orari di chi vorrebbe avere sempre il sabato libero e che impedisce ai ragazzi di fare l'attività sportiva perché gli viene richiesto di impegnarsi di più nella scuola. Sapete quante volte ho sentito dire: ma perché non ti impegni un po' meno nello sport? Perché te devi studiare. Ma io dicevo ai miei colleghi: scusate, ma voi ai vostri figli che fanno attività sportiva gli dite impegnati meno nello sport? Cioè gli dite tirate il freno a mano, andate un po' con lo scartamento ridotto, perché il vostro impegno deve essere esclusivamente rivolto allo studio del latino, della matematica, dell'italiano, di tutto quello che voi volete, di tutto quello che serve, perché mi permetto di dire che è tutto quello che serve, ma non siamo più nel momento di potersi permettere delle contrapposizioni, non si può contrapporre. Qualcuno ha detto, stacchiamoci, Antonio Latorre credo che abbia fatto riferimento, stacchiamoci dalla riforma gentiliana, ci saremmo dovuti staccare già da tempo. Mi ha colpito perché Gentile ha studiato alla Normale di Pisa, io sono pisana e quindi ho detto: ma abbiamo contribuito anche a questo danno, ne abbiamo fatti tanti e questo in più. Sì, rompiamo questo cerchio, cioè anzi aiutiamo, aggiustiamo questo cerchio e rompiamo queste contraddizioni. Non ci dobbiamo contrapporre e non ci dobbiamo distinguere da nessuno. Ma io riprendo un po' l'intervento modestamente l'intervento di Malagò. Sì, in effetti il se si potrebbe levare e dovremmo dire la scuola si deve mettere a correre, ma quali sono le condizioni perché si debba mettere a correre? Perché sono maturi i tempi che si debba mettere a correre? E perché si deve mettere a correre? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci indica i rischi di una vita in cui il movimento non è almeno un'ora al giorno di attività per i ragazzi e di almeno 30 minuti per le persone adulte. E questa è un'indicazione che andrebbe raccolta e quindi la scuola si mette a correre se viene raccolta la necessità di sviluppare la pratica motoria per la salute e per il benessere, ma per il benessere delle generazioni che sono sedute qua, che abbiamo sentito parlare e abbiamo sentito le interviste dei ragazzi. Che cosa hanno detto? Il carico di lavoro scolastico non ci permette di poter fare sport quando arriviamo al liceo. No? Avete detto così.
Bene, è probabilmente vero e probabilmente è un problema legato all'organizzazione, ma noi sappiamo che i carichi di lavoro a partire dalla scuola primaria si snodano in maniera diversa negli ordini di scuola. La scuola primaria non ha un orario curricolare rigido, ha un orario che può essere costruito sulle esigenze dei ragazzi. La scuola finlandese ce l'ha fatto vedere come viene costruito sulle esigenze dei ragazzi. 45 minuti e 15 minuti è programmato come un intervallo giusto per migliorare l'apprendimento. Ecco, quello è già un'indicazione positiva che ti dice dove si può andare. La scuola si deve mettere a correre e andare in quella direzione. La scuola può mettersi a correre se vengono dedicate delle risorse alla scuola. E ha ragione Valerio. Negli ultimi 8 anni il 70% in meno delle risorse. Qualcuno qui ha detto che i gruppi sportivi scolastici si avvalgono di 6 ore alla settimana. Il classico gruppo sportivo che saranno almeno 15 anni che non esiste più. Oggi si fa conto su 20-25 ore annuali. Quando io, fino a qualche anno fa, ho fatto un gruppo sportivo, potevo contare su 190-200 ore annuali pagate per fare l'attività sportiva. La scuola si mette a correre se si fanno gli interventi sulle strutture, perché non è più quel tempo, quell'età di fare l'attività per le scale, come ha fatto Mennea, o nei corridoi, o nelle aule arrangiate. Cioè, i ragazzi tendono al meglio, quando i genitori gli vanno a scegliere la struttura dove andare a fare l'attività fisica pomeridiana, la palestra, scelgono la palestra migliore, quella dove possono essere realizzate le potenzialità che i ragazzi hanno. A scuola invece si va sempre con un modello vecchio. Non va bene. Esiste l'opportunità di fare l'associazionismo sportivo, il famoso centro sportivo scolastico, ma come si fa a pensare che possa decollare se non ci si mettono le risorse? Poi l'Italia è lunga, voi dove lo fareste un centro sportivo scolastico? Dove lo attivereste come sperimentazione? Io lo attiverei nelle aree geografiche più deprivate, nelle periferie urbane, nei luoghi dove i ragazzi non hanno opportunità di trovare delle sponde fuori della scuola. Ma chiudo, perché vabbè, ne avrei tante da dire di cose, perché in tutti questi anni ho sempre sperato di arrivare a un momento di questo genere, che da giovane mi fosse data la possibilità di dire: ah, meno male, ora starò a scuola bene perché mi migliorerà la struttura scolastica. E allora mi permetto di dire che aspettiamo che arrivi l'insegnante nella scuola primaria. Il ministro ha preso una posizione molto decisa, ma allora noi spingiamolo in una direzione ancora più decisa. Abbiamo aspettato tanti anni l'insegnante nella scuola primaria. Allora non andiamo a stati d'avanzamento, andiamo in blocco subito su tutte le 5 classi, perché questo ci consente poi di programmare meglio quella che può essere l'attività scolastica nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado. E termino dicendo che il mio presidente non vuole che io citi l'intervento che lui ha fatto positivo, cioè non vuole, dice siamo partecipi di questa, però io devo dire, ha dato degli input estremamente importanti. Ecco, noi chiediamo che questi input, che ci pare che il ministro Spadafora
e la ministra Scani abbiano recepito, beh, concretizziamolo in un tavolo, in un'agenda, in un domani si fa questo, da domani si parte così, si parte risolvendo questo tassello. Io so benissimo che non c'è la bacchetta magica, ho fatto per tantissimi anni l'amministratore, mi sono occupata di sport e di edilizia scolastica e anche di edilizia sportiva. So bene che cosa succede quando i soldi sono pochi, che si leva la palestra, si infila al terzo lotto, ci sono poi delle mediazioni che devono essere fatte, però proviamo a spingere questo governo giovane, interessato alla pratica sportiva, a riprendere un modello degli anni 60. Il modello degli anni 60 che attraverso Zauli ha fatto costruire in tutta Italia 101 campi scuola, campi adibiti all'attività scolastica, i cui direttori erano, mi permetto di ricordare, i coordinatori di educazione fisica. Ecco, allora, non serve, come ho letto in alcune interviste, dichiarazioni, non serve un piano Marshall, non stiamo uscendo dalla guerra, non siamo un paese spappolato da ricostruire, abbiamo criticità. Allora, non serve un piano Marshall, ma serve la volontà di voler uscire da questa situazione. Io ho sentito, l'ho sentita questa volontà. Francamente devo dire che contrariamente a altre volte esco con una carica di positività, però questa concretezza che è emersa dai nostri governanti va messa nero su bianco. Bisogna che ci dicano domani si parte con questo, perché anche loro, cioè io non posso sperare nel domani, ma nemmeno i ragazzi hanno più tempo di aspettare. Avete detto non vogliamo aspettare più, il tempo è maturo. Ecco, diamogli le gambe tutti insieme. La nostra forza probabilmente può cambiare il mondo. E Forti l'ha detto. Francamente ci ho messo 5 minuti a capire che cosa c'era scritto sulla copertina di Scomodo, perché cercavo di comporre le parole e non mi veniva. Ecco, con quella stessa creatività con cui hai scritto inquinanti, io ti sfido a scrivere di sport in maniera propositiva, perché le criticità le sappiamo tutti. Andiamo avanti, progrediamo, lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo alla loro freschezza e al fatto che loro sono il nostro futuro. Grazie, noi ce la mettiamo tutta. Grazie Gianni Molini. L'invito che facevi al giovane collega Pietro Forti di scrivere di sport con creatività penso sia esteso, no, Valerio Piccioni, a tutti i colleghi qui presenti. Proviamo a scrivere di sport con creatività, perché attraverso lo sport possiamo leggere il sociale. Sì, in effetti adesso le parole veramente hanno raggiunto la soglia massima e naturalmente per la corsa di Michela, adesso vesto i panni della corsa di Michela, l'appuntamento è per queste piccole grandi gare nei campi di Roma, del Lazio, ma probabilmente anche della Calabria, per il 1000 di Michela e lo staffettone di Michela, che sono un modo, devo dire, straordinariamente concreto, pure troppo, di provare a fare qualcosa, come pensano molti che sono qui in sala. Mi ero scordato tante persone, Federico, Simone, Alba, Francesco, e quindi in effetti l'elenco delle persone che hanno contribuito sono veramente tante, quindi a questo punto penso che possiamo decisamente, scavallata la 13ª ora, andare o a casa o a fare qualche altra cosa. Grazie a tutti voi, grazie all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Grazie alla corsa di Michela, alla FIDA e alla WISP. Arrivederci.